Adesso vediamo come disegnare Topolino. Partiamo anche qui da un cerchio, come sempre dai personaggi Disney, e ne aggiungiamo un altro più piccolino accanto. Poi uniamo il cerchio grande al cerchio piccolo con due curve e abbiamo fatto il musetto di Topolino. E entriamo un pochino nel cerchio allungando il muso, perché lì faremo la bocca. Adesso il cerchio lo mostriamo di tre quarti, quindi abbiamo fatto questa riga che ci fa capire, e gli occhi, che sono piccoli rispetto a quelli dei paperi, saranno indicativi, uno da una parte e uno dall'altra della riga centrale. E adesso ci rimane da fare questo triangolo che sopra gli occhi e che poi scende fino alla bocca, che sarà questa specie di cuffia che ha Topolino, e a questa cuffia aggiungiamo le orecchie, altri due cerchi, quindi ovali, che saranno poi anneriti come il resto della cuffia. Quindi Topolino alla fine sono tre cerchi più il nasino, quindi quasi tutti i cerchi. Poi abbiamo adesso da realizzare il corpo. Rispetto ai paperi non sarà quella pera a cui siamo abituati, ma sarà un pochino più dritto e sicuramente più piccolo. Topolino è molto piccolo come personaggio e avrà le braccia che partono dalla testa. Topolino è quasi senza collo, e facciamo lo scheletro delle braccia e delle mani, che saranno anche lì due cerchi, due piccoli cerchi, poi li andiamo a definire. E dopo dal bacino mettiamo le zampe di Topolino e questi grossi piedoni che saranno poi le scarpe. Questo è lo scheletro. Adesso andiamo a realizzare. Facciamo il Topolino anni 30, quello che era vestito con dei pantaloncini rossi con dei grossi bottoni. Quindi per adesso realizziamo questo. Poi col tempo Topolino è cambiato, ha avuto maglietta e pantaloni. E un'altra cosa che Topolino ha fin dalle origini sono i guanti. A differenza dei paperi, i topi hanno questi guanti bianchi, forse anche perché così è meno brutto da vedersi che delle mani completamente nere. E poi le scarpe, queste grosse scarpotte, e la coda, fondamentale per i topi. E abbiamo così finito lo scheletro e andiamo a fare i neri. Su Topolino i neri sono molti, perché oltre a quelli della faccia abbiamo fatto questo Topolino anni 30, e quindi il suo corpo è di colore nero, tutto tranne appunto i pantaloncini, quindi lo andiamo a riempire. Disegniamo anche un pochino l'ombra, poi dopo che dovremo mettergli per definirlo, e abbiamo finito il nostro Topolino. Adesso ripassiamolo con un pennarello nero, così lo rendiamo completo e più visibile per tutti.